Allora, buongiorno, faccio l'appello. Corrente Giulio. Presente, giustifica, grazie. Pugnato Piero. Presente. Sì. Di Nardo Raffaele. Enrico Filippo. Buongiorno a tutti, presente. Buongiorno. Maesano Vincenzo. Mancuso Paolo. Sì, buongiorno, di nuovo presente. Buongiorno, Pappata Claudia. Sordini Simone. Presidente Chiarappa. Presente senza giustifica, grazie. 3, 4, siete in 5. Sì. Ok, mi muto. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Vedo che Laura Giordano, che è la segretaria dell'AGA, è presente. Che l'ho ammessa come ospite, però. Sì, buongiorno, siamo presenti. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Io vorrei. Allora, metto pure Romolo Conti. Ok. Allora, io vorrei ringraziare direttore Guastella della presenza che ha avuto enormi impegni e si sta collegando appunto dal telefono, però è con noi. Volevo lasciare la parola subito a lui, anche perché così cerchiamo di congedarlo il prima possibile. Se per lei va bene, Guastella. Guastella, c'è? Mi dà il puntino rosso. Mi sentite? Sì. Io sì. Ok. Sì, sentiamo, sentiamo. Ah, Guastella, mannaggia, un attimo, eh. Sta col telefono. Presidente, mi sente? Eccolo, eccolo, Presidente. finalmente. Eccoci. Scusate, io mi scuso, ma sono praticamente collegato tramite il mio telefono. Sono al decimo municipio. Da una settimana ho ricevuto anche questo incarico di interim, per cui il segnale è debole, quindi ogni tanto probabilmente. O non sento io voi o voi non sentirete me. Ancora non ho un PC disponibile, spero di averlo a breve, quindi chiedo intanto scusa a tutti i partecipanti se ci sarà qualche problema di connessione. Adesso mi sentite? Datemi conferma. Grazie a lei per la partecipazione. Allora, lascio la parola, almeno cerchiamo di pure congedarla prima possibile. Grazie. Allora, questione AGA credo che sia un problema ormai annoso, noto a tutti. Io, diciamo, una problematica che ho trovato quando mi sono insediato a luglio del 2019, in parte per le questioni riguardanti le aree via Fermognibene e De Vitis vicino Lifo, sia per altre questioni che riguardano in qualche modo la mozione 64 sull'individuazione di aree da porre a gara sul territorio dei municipi di Roma Capitale. Due aspetti, quella dell'IFO, questione autorizzazione o non autorizzazione dell'associazione guardiamacchine autorizzati vicino Lifo. Dai carteggi che ho in qualche modo ereditato dagli scritti e gli atti che ho potuto visionare, peraltro questione in qualche modo sotto la lente di ingrandimento di recente da parte della Corte dei Conti, non risultano atti amministrativi che autorizzano l'associazione a gestire quel servizio.
si occupa. Tanto che questa è una mia personale posizione, l'IFO ha necessità in qualche modo di spazi per il pubblico che abbiano una destinazione a parcheggio, le ha a ridosso dell'IFO attualmente. Non hanno quella destinazione. Sono aree che risalgono alla convenzione, comunque al NIR del 75, in parte destinate a verde attrezzato per lo sport in consegna a suo tempo al Dipartimento al Servizio Giardini, solamente una piccolissima porzione residuale non funzionale destinata a parcheggio, tutte le altre in qualche modo ancora non definitivamente frazionate. Comunque c'è, per farla breve, un po' di confusione. Conseguentemente quel tipo di attività, quindi quel tipo di destinazione d'uso, non c'è e quindi non si può in qualche modo portare avanti. Ho scritto a suo tempo al Dipartimento PAU, confrontandomi anche con la presidenza del municipio, in qualche modo discutendo sull'esigenza reale che ci sia un parcheggio e che in qualche modo venga gestito, si capirà forse in futuro come, sull'esigenza quindi di cambiare la destinazione d'uso di quello spazio. Oggi non è possibile svolgere quel servizio e allo stesso tempo, se non svolto, ci potrebbero essere anche ripercussioni in qualche modo per chi giornalmente deve necessariamente utilizzare i servizi dell'IFO. Quindi un problema sociale sicuramente c'è. Problema che va certamente affrontato. Il percorso di cambio destinazione d'uso, di progettazione è lungo, non nell'immediato. Io soluzioni altrettanto immediate non ne vedo e non ne ho. Necessariamente a seguito di un accertamento di violazione per occupazione abusiva di quelle aree da parte dell'AGA, della Polizia Locale, ho come conseguenza mia e come obbligo mio, ho in data 24 settembre avviato un ordine di messa in pristino delle aree, a cui prossimamente dovrò dar seguito con lo sgombero e con tutte le azioni che mi competono in forza dell'avvio di questo procedimento, pagandone personalmente l'eventuale inadempimento. Quindi questo è il quadro generale. Ok. Rispetto okay. Invece al bando, scusate, che avevo introdotto, e quindi a mozione 64, individuata un'area in Piazzale Nervi con l'ausilio e con il benestare da parte del Dipartimento, pur avendo indagato delle altre aree che il Dipartimento mi dice però già inserite nella programmazione delle aree prossimamente parcometrate, quindi non conoscendo i tempi dell'attuazione io non potrò prendere in considerazione da mettere a bando, perché potrei metterle a bando e a sfidarle dopo qualche giorno doverle praticamente riprendere in consegna da dare al Dipartimento Mobilità. Quindi oggi nel territorio in qualche modo indagate, valutate anche col comando di Polizia Locale, l'unico parcheggio che porremo a bando prossimamente, perché il bando disciplinare nel giro di breve tempo saranno pronti, perché gli uffici ci stanno lavorando, sarà quella, una porzione di Piazzale Nervi. Così chiudo. Ok, grazie. È presente Vlaga, no? Mirenna? Sì, eccomi. Buongiorno. Chiedere delucidazioni.
Allora, intanto ho sentito con attenzione il dirigente cosa ha detto. Allora, la situazione è questa. Per quanto ci riguarda, noi siamo pienamente convinti, e l'abbiamo dimostrato in tutte le sedi giudiziarie, nelle sedi penali e nelle sedi dei giudici di pace, dove praticamente in quelle aree adiacenti all'IFO è il comune che ci ha consentito l'esercizio di guardia macchine fino all'espletamento delle gare d'appalto. Ora, io non è che voglio mettere in discussione... Mi sentite? Sì, sì. Sì. Non voglio mettere in discussione quello che dice il dirigente, per carità, perché voglio dire, chi più di lui conosce tutte le questioni a livello tecnico. Il problema è uno, che i giudici dicono che noi siamo legittimati fino all'espletamento delle gare d'appalto, perché noi abbiamo presentato una documentazione che ci ha rilasciato il Comune di Roma. Se poi oggi, dopo 15 anni che noi siamo su quelle aree, qualcuno dice che noi non siamo autorizzati, capite che cosa possiamo centrare noi se il Comune ha sbagliato o non ha sbagliato il fatto di mandarci lì? Voi avete visto, perché noi vi abbiamo consegnato tutta la documentazione in nostro possesso. Addirittura c'è una relazione fatta dal settimo dipartimento, inviata al capo di gabinetto del sindaco, che noi vi abbiamo inviato, dove lì chiarisce proprio il fatto che quell'area è stata concordata tra il settimo dipartimento e il municipio per l'attività di guardia macchine, da non confondere però con concessioni di occupazione solo pubblico, perché all'epoca l'attività di guardia macchine in nessun municipio noi pagavamo la concessione di suolo pubblico, perché era consentito al rapporto privatistico, quindi un rapporto tra noi e l'utenza. Dopodiché, con la delibera 83, i municipi dovevano adeguare le aree dandole facendo pagare l'occupazione suolo pubblico. Il municipio non ha fatto la delibera, adesso il municipio chiaramente ha fatto una delibera che doveva adeguare, però il passaggio successivo gli amministrativi non l'hanno fatto. Quindi che cosa c'entriamo noi dietro tutta questa vicenda? E non dimentichiamo, lo dice anche il dirigente, che quell'area, l'area di via Fermo Ognibene, è l'unica area presente adiacente all'IFO. Non ci sono altre aree di parcheggio all'esterno, su tutti i divieti di sosta, tutti di ieri, quindi c'è una necessità pubblica, proprio che se non si discute la necessità che c'è di un'area che possa essere utilizzata dall'utenza che va all'IFO, quindi malati, gente disabile. Quindi è una situazione che comunque in qualche misura va risolto il problema. Quindi, per quanto ci riguarda, non è che, voglio dire, il dirigente si è trovato una situazione che dopo 15 anni è uscito fuori che quest'area è del Dipartimento Giardini. Capite? Abbiamo dimostrato le nostre autorizzazioni e non abbiamo mai avuto problemi. Da un anno e mezzo a questa parte, dopo 15 anni, abbiamo avuto il terremoto. Questa è la situazione. Quindi l'invito che io faccio un po' a tutti i presenti, no, di trovare una soluzione per risolvere il problema, se c'è la volontà, perché comunque non è che si può né lavoratori senza lavoro e tantomeno un parcheggio di quella criticità lasciata allo sbando. Quindi questo l'abbiamo affrontato anche la scorsa settimana. Prego, grazie. Pronto? Sì, eccoci. Qual è la situazione?
non so se Guastella ha ascoltato. Sì, sì, io ho ascoltato benissimo. No, se ha da rispondere. No, così che allora, io con l'associazione AGA, con il signor Mirenna, con gli avvocati, abbiamo avuto mille volte modo di confrontarci già dalla prima volta in commissione trasparenza capitolina. Credo di essere stato sempre molto chiaro, credo di non aver... di aver anche rappresentato in questa occasione l'esigenza di trovare una soluzione che sia in futuro poi gestita da AGA o da altri, questo non è compito mio. Sicuramente c'è un problema a ridosso dell'IFO, che diventerà un problema sociale, va affrontato, però ribadisco che non è un problema di natura strettamente amministrativo, quindi il rapporto che intercorre tra Roma Capitale e l'AGA e l'associazione l'AGA, è un problema di natura tecnico-urbanistico, perché lo svolgimento di quelle funzioni, di quel tipo di attività in un'area che non ha la destinazione a parcheggio non può essere svolta. Quindi il problema è solo ed esclusivamente di natura urbanistica, di cambio di destinazione urbanistica delle aree. È una cosa che stiamo cercando di affrontare. Si cercherà di capire se ci stanno... che bisognerà avviare un percorso più o meno lungo, cercheremo di capire, di cambiare per cambiare la destinazione d'uso a quello spazio. Cosa succederà dal momento in cui io sarò obbligato a in qualche modo recuperare e far ripristinare l'area al momento in cui finalmente quell'area sarà destinata a parcheggio, oggi non so rispondere. Ci stiamo interrogando, stiamo cercando di capire se ci sono strade alternative, ma nell'immediato non ho la soluzione. Soluzione peraltro che si sarebbe già dovuta trovare da suo tempo, perché tutta la discussione è girata intorno all'autorizzazione, all'aspetto autorizzativo, alla delibera, a sta famosa diciamo comunicazione da parte del dirigente del Dipartimento Settimo Mobilità, non mi ricordo se era del 2004, 2005, 2006, che diceva che loro nelle more del bando erano autorizzati a stare, io dico in qualche modo lasciando passare un messaggio un po' distorto, non dico sbagliato ma forse distorto. Per cui al signor Mirenna io posso in questa fase solamente dire che io necessariamente dovrò andare per la mia strada, pur tra virgolette non pensando che sia necessario, indispensabile che là davanti l'IFO in quelle aree, in quegli spazi che sono le uniche effettivamente utili ci sia sorga un parcheggio. Ok, okay. Questa è la diciamo la disamina della direzione tecnica. Vuole intervenire qualcuno? C'è nessuno? Mi sentite? Buongiorno, sono Tobia. Buongiorno, sono Tobia. Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Sì, buongiorno, sono Stefania Mattei dal Dipartimento Interambientale. Ah, buongiorno. Buongiorno. Non so se avete potuto ascoltare. Avete potuto ascoltare la direzione tecnica del Municipio Nono? Allora, per quello che mi riguarda, purtroppo mi sono riuscito a collegare solo adesso, mi spiace. Ok. Io pure sono stata convocata per le 11:30.
Ah, ok, io pensavo per le une. Niente, c'è stato un errore nella convocazione, scusate. Allora, vabbè, l'argomento, l'ADG lo conoscete, no? È la possibilità di, diciamo, per quanto riguarda più che altro l'area quella dell'IFO, dell'ospedale IFO, in via Fermo Ogni Bene, per avere una concessione nelle more dell'espletamento del bando, per poter lavorare come appunto guardia macchine. Però il direttore tecnico, dottor Guastella, sosteneva che appunto quell'area non era come destinazione d'uso, non aveva un'area a parcheggio tariffata. Giusto, dottor Guastella, perché non vorrei fare errori. Diciamo che l'area è una destinazione urbanistica. Riguarderebbe l'utilizzo a parcheggio. Mi sentite? L'area non ha una destinazione urbanistica, quindi non può essere utilizzata per quelle finalità. Ok, questo è chiaro. Allora, quindi questa è, diciamo, la situazione del municipio. Volete intervenire? Dipartimento, abbiamo detto Dipartimento Ambiente, poi? Dipartimento Patrimonio, Servizio Concessioni. Io posso solo ribadire quello che stavo detto un paio di settimane fa, nel senso che noi non abbiamo in consegna quel bene e mi risulta che sia stato consegnato ad altro ufficio. C'era anche la dottoressa Scialis nell'ultima volta della nostra conservatoria che diceva esattamente questo. Comunque, per quello che riguarda il Servizio Concessioni, noi non abbiamo bene in carico, quindi non abbiamo competenza sull'oggetto della riunione. Ok. Ma una domanda diciamo al dottor Guastella, ma in merito alla Laga sostiene che appunto le varie documentazioni presentate e quant'altro rispetto alla possibilità di operare per memoria dell'espressione del bando. Ma su quell'area però appunto non è possibile, perché la destinazione urbanistica non è prevista. Esatto. Posso intervenire, Presidente Graffa? Prego. Sì, salve, buongiorno. E a tal proposito, buongiorno dottor Guastella. Buongiorno, Presidente. Appunto, analizzando alcune carte che ci ha fornito l'AGA, io parlo dal punto di vista del lato del municipio, senza ora andare a ritroso sulla possibilità di AGA di poter operare anche in regime privatistico su quelle aree assegnate dal comune e fino all'espletamento del bando. Ho visto che nel lontano 2003, a dicembre 2003, c'è stato un atto, uno schema di deliberazione votato appunto dal municipio che dava la possibilità ad AGA di operare su quattro aree nel nostro municipio, che erano l'area appunto dell'IFO, che era l'area del vicino al Demanio, se non ricordo male, quindi via di Decima,
un'altra Fonte Laurentina, roba del genere, un'altra che era praticamente il mercato Largo Sergi, fondamentalmente, a Spinaceto. Successivamente, a distanza di 4-5 mesi, ad aprile 2004, se le date sono quelle, è stato diciamo, proposto un atto di giunta di in qualche modo affidamento diretto ad AGA per l'area di, dell'IFO. Ora, la documentazione è al nostro possesso, ma almeno quella che abbiamo si ferma lì. Volevo capire effettivamente quindi da allora cosa è successo per il nostro municipio, se c'era una direttiva, un di giunta, ora non mi ricordo bene che tipo di atto fosse, com'è possibile che siano sorti a distanza di 16 anni, 14 anni ora queste problematiche su quest'area? Questo per capire, perché cioè, ci siamo resi conto adesso che urbanisticamente quell'area non era compatibile, perché quello ho capito dalle sue, dal suo intervento, direttore, e quindi Presidente. No, prego, grazie, così mi rispondo. No, prego. No, no, e quindi per capire... Daccio, sì, grazie. Non ci siamo accorti oggi, dal carteggio che in qualche modo ho potuto reperire, comunque che abbiamo reperito presso la direzione tecnica, la direzione apicale sulla vicenda, diversi direttori tecnici apicali si sono espressi negativamente rispetto a quella questione. Peraltro, Palumbo prima di me, l'ingegner Musumeci ancora prima, diciamo, io ho proseguito un'attività che non si era definita con atti concreti che inibissero praticamente la società dal continuare a svolgere un'attività, peraltro il cui procedimento non è mai stato incardinato sulla direzione tecnica, che non ha mai avuto il possesso di quelle aree. Cioè, quelle aree non sono mai state in consegna, non lo sono tutt'oggi, quindi quello che è l'azione della direzione tecnica oggi è conseguenza degli atti dello svolgimento dell'azione di vigilanza sul territorio della polizia. Della polizia locale nono gruppo, conseguenti a corrispondenza intercorsa tra l'AGA e noi, tra la Corte dei Conti in qualche modo e noi. Quindi se nessun direttore ha dato seguito a direttive o ad atti di indirizzo o a promozione di azioni e obiettivi da parte della giunta dell'epoca, è probabilmente perché non erano obiettivi perseguibili. Okay. Poi perché non abbiano dato soluzioni, bene, perché non si siano gli altri impegnati a dare soluzione, a fornire un contributo, non mi è dato dire perché non c'ero e né tantomeno ho visto corrispondenza a riguardo. Allora, andando per gradi ad esaminare la questione, il problema si pone come destinazione urbanistica, quindi sull'area quella là dell'IFO. Però per quanto riguarda invece Piazzale Nervi, diciamo si sta lavorando per il bando. Sì, a breve potremmo pubblicare il bando, peraltro lo stiamo facendo di concerto con le altre direzioni tecniche, perché scusate, in qualche modo mi sono fatto promotore e le azioni li sta coordinando il collega De Angelis, credo del sesto municipio. Cercheremo di uniformare bandi disciplinari e contratti, perché era impossibile a seguito di una mozione della 64 che ogni municipio facesse il proprio. Quindi avevo peraltro auspicato, chiedendolo al direttore generale, un'allocazione di questo bando al Dipartimento Mobilità, forse sarebbe stato più sensata, di concerto con i municipi che avrebbero individuato le aree. Però questo non è stato fatto, si faranno 15 bandi, continueremo, scusate la parte polemica, a lavorare in tantissime persone invece di contribuire a centrare l'azione.
Ok, ok. Ma il bando, scusi, che così facciamo chiarezza un attimo. Il bando entro novembre verrà pubblicato. Ok, ma riguarda quali aree nel nostro municipio? Piazzale Nervi. Piazzale Nervi. Ok. Perché l'unico che ha avuto di fatto una vera e propria liberatoria da parte del Dipartimento Mobilità. Sì, vabbè, quella è un'area a parcheggio. Esatto, non parcometrata peraltro. No, non parcometrata peraltro. Importante, una sorta anche di nodo di scambio, una cosa interessante, tra gli eventi, quindi è importante che ci sia un'azione di controllo, comunque di gestione. No, no, beh, ma a livello urbanistico è già autorizzato. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Problema della tariffazione, quindi la mancanza forse delle entrate per l'erario. E ok, no, perché adesso almeno esaminiamo la questione. Quindi volendo, diciamo politicamente, volendo destinare l'area di Fermo Ogni Bene alla possibilità di averla come area appunto a tariffazione, va intrapreso un discorso di cambiamento della destinazione urbanistica. Bisogna progettare un parcheggio, cambiare la destinazione, quindi fare un'operazione di valorizzazione patrimoniale, se così si può dire, ha avuto riscontro del mantenimento degli standard urbanistici in quel quadrante, per cui un'operazione che andrebbe fatta di concerto sicuramente municipio, PAU, mobilità, e quindi avviato un percorso di individuazione, comunque di progettazione e realizzazione di opera pubblica. Ok, ok. E volendo, chiedo, perché almeno abbiamo un chiarimento, così che tutti i soggetti interessati a questa situazione abbiano realmente una visione chiara, perché il dottor Guastella, personalmente lo ritengo estremamente tecnico e chiaro nelle cose. Quindi se noi, come immagino, classe politica, abbiamo intenzione di procedere per un percorso di valorizzazione dell'area, in quanto potremmo valutare di creare appunto, pubblicizzare un bando per la valorizzazione dell'area, la manutenzione, in quanto è assolutamente abbandonata, degradata ed è diventata una discarica a cielo aperto, tramite la possibilità dell'affidamento a un'associazione appunto di guardiamacchine autorizzata ovviamente dal Comune di Roma, quindi iscritta al registro del Comune di Roma, si potrebbe pensare di procedere a un bando con i criteri appunto di valutazione che possano essere quelli della manutenzione e ripristino, diciamo, aggiustamento dell'area appunto di Fermo Ogni Bene. Questo da politico secondo me è una cosa interessante, però dato che purtroppo qua le cose si fanno in maniera, dico, abbastanza disordinata, ho fortunatamente chiesto, abbiamo avuto Guastella in commissione, che invece è estremamente ordinato e preciso, così che lui giustamente fa... Lui si adatta alle norme, non è che ha giustamente posizioni politiche o altro. Presidente, scusi se la interrompo, io volevo precisare che noi non è che non stiamo valutando nelle more del cambio destinazione del progetto soluzioni tampone per cercare di in qualche modo di mettere a disposizione dell'ospedale uno spazio a parcheggio. Ci stiamo indagando, stiamo cercando una soluzione legittima per permettere di dare una soluzione a un problema che a breve diventerà serio, importante.
Per cui stiamo ragionando per capire se ci sono strade alternative. È normale che non lo potrò fare da solo, mi dovrò confrontare con i soggetti che attualmente detengono quell'area, come parlavo all'inizio, al servizio giardini nel 75 venne consegnata al Dipartimento Patrimonio una porzione di quell'area. Credo un'altra parte ancora tra i beni nella disponibilità del Dipartimento Patrimonio, forse su questo, se si facesse chiarezza una volta in modo definitivo, sarebbe anche utile a portare avanti eventuali azioni tampone, perché le dovremmo in qualche modo adottare di concerto. Ok. Chiarissimo. Io voglio chiedere anche, però, che abbiamo il Dipartimento Patrimonio. Ci sono anche degli interventi, Patrì, dei consiglieri. Finisco la mia esamina della questione, perché cerchiamo appunto di avere un percorso chiaro e soprattutto realistico, se no prendiamo in giro gli eventuali operatori, prendiamo in giro la cittadinanza che si ritrova un parcheggio abbandonato di una discarica, e non sono, diciamo, non fa la politica che cerco di fare non è questa. Allora, il Dipartimento Patrimonio è in linea? Pronto? Patrimonio? No. Sì, buongiorno, sono Sabia, come dicevo poco fa. Si dica. Ok. Io adesso lascio la parola agli altri consiglieri. Rimango nella mia idea che appunto il municipio si sta interessando per, diciamo, regolarizzare comunque un'area a parcheggio, che è chiaro che è quella lì, che è la per l'ospedale, un'area comunque a servizio appunto l'ospedale, non parliamo di un'area da qualche parte, ma di un'area estremamente importante ed utilizzata, ovviamente. Quindi io chiederei alla politica procedere in questa direzione qualora ci fosse la volontà, quindi di combinare tutte le varie chiedere di poter combinare le varie microfoni, fai chiudere i microfoni, non ti interrompo, ma fai chiudere i microfoni. Ok, io sento io non ho ritorni in questo. Perdona l'interruzione, però ci sono i microfoni. No, ok. Allora, mutatevi, se no non si sente. Io dicevo di, come politica, di poter chiedere appunto di porre in essere tutte le possibilità di appunto di arrivare a promulgare un bando per l'affidamento appunto di quell'area, come abbiamo già detto, perché è sicuramente importante come area di parcheggio per l'ospedale, ed è normale che se viene gestita, viene curata da qualcuno, che possa essere il Comune di Roma, che possa essere l'ospedale stesso, o che possano essere appunto degli operatori tipo l'AGA, che sono accreditati al Comune di Roma e hanno le licenze per appunto lavorare in aree di parcheggio a tariffazione, ovviamente pagando l'aggio al Comune di Roma. Io immagino che sia una scelta questa dovuta, che noi dobbiamo fare come politica. Quindi, però, seguendo le regole, quindi seguendo l'iter burocratico che impone poi agli uffici, come ci ha giustamente segnalato il dottor Guastella, che sicuramente conosce bene, ci ha detto e conosce la
qual è la strada da percorrere. Io penso che la nostra parte politica, cioè l'input che dobbiamo dare noi come politica, è quello là di mettere, diciamo, di operarci per creare tutti gli atti, le modifiche e quant'altro, i cambi di destinazione d'uso, per arrivare poi a promulgare quel bando e mettere a mettere a parcheggio quell'area. Io ho finito. C'era Maisano, poi Corrente, Maisano e poi Corrente. Sì, grazie Patrizio. Io stavo in un'altra commissione, quindi sono arrivato un po' in ritardo, per cui mi sono perso una parte dell'intervento del preziosissimo direttore. Quindi se faccio domande già dette, scusatemi. Allora, prima domanda, ma quell'area ad oggi che destinazione ha? Seconda domanda, a chi sta in capo? E terza domanda, quando ho capito, Agala non ci può stare. Ma nelle aree invece quell'altro là vicino, quella verso via De Vitis e i due parcheggini là sotto, ci può stare con le autorizzazioni attuali? Sono aree in cui si può parcheggiare a una destinazione urbanistica corretta? Grazie. Ok, no, domande assunte pertinenti, Maisano, quindi anzi grazie a te. Scusi direttore che continuiamo a disturbarla, però meglio che risponde subito se può. Sì, allora, via Fermognibene non ha destinazione urbanistica a parcheggio, credo a memoria, non avendo la documentazione davanti perché sono al decimo, dovrebbe essere verde e pubblico attrezzato per lo sport. C'è solamente una piccola parte residuale non funzionale con destinazione servizi, parcheggi, e conseguentemente non può essere svolta quel tipo di attività, cioè là sopra non si può parcheggiare. Peraltro, da quello che ho io, salvo smentita, il Dipartimento Patrimonio nel 1975 consegna al Servizio Giardini quell'area che, essendo un'area attrezzata, seppur non per lo sport, ci svolge attività anche di manutenzione fino a una certa data. Per quelle via De Vitis, problemi diversi, mancano i frazionamenti, seppur avendo, credo, a memoria la destinazione utile al parcheggio, ci sono una serie di formalità che non sono state completate, credo, tra il Dipartimento PAO e forse il Dipartimento Patrimonio. Però vi dico questo a memoria, non ho gli atti davanti, quindi probabilmente i colleghi del Patrimonio o del PAO, se fossero presenti, potrebbero darvi informazioni più di dettaglio. Sì, buongiorno Presidente, scusi, intervengo perché mi sembra che siamo stati chiamati in causa direttamente. Sì. Allora, come dicevo poco fa, due settimane fa ha partecipato alla riunione la dottoressa Scialis, che è la responsabile della conservatoria, che è il nostro ufficio che si occupa delle gestioni dei beni in carico al patrimonio. Sicuramente ricordo anch'io che in quell'occasione era stato detto sia che la parte di via Fermognibene era stata consegnata al Dipartimento Ambientale, sia che comunque al momento non era, in generale, non era in carico a noi come patrimonio. Posso rispondere solo in termini generici perché il mio ufficio si occupa di concessioni, non di gestione patrimoniale, semplicemente questo. Grazie. Ok, chiaro. Corrente, prego. Sì, no, in parte il consigliere Maisano ha anticipato due delle mie domande, appunto, e quindi non le faccio. Quindi, se ho capito bene, alla luce appunto della titolarità dell'area da una parte e la destinazione dall'altra, che non permettono allo stato attuale la possibilità di adibirla a parcheggio, sarebbe quindi, se ho capito bene, necessaria, verificati i presupposti degli standard urbanistici, una variante urbanistica con destinazione d'uso, articolo 85, verde pubblico, servizi pubblici di livello locale, che prevede anche i parcheggi. È corretto?
Sì, è necessaria la variante urbanistica, sì, assolutamente. Quindi l'azione politica, e qui mi rivolgo al presidente Chiarappa, che eventualmente noi potremmo fare, è appunto chiedere una verifica di questi presupposti al fine poi di attuare una variante urbanistica per quella destinazione, per essere un po' concreti. Anche noi dobbiamo fare, a prescindere da, cioè Mollaga si sta mobilitando in merito anche per giustamente degli interessi di categoria, ma legittimi, che quell'area non abbia destinazione a parcheggio personalmente è una follia, quindi vede che la convenzione non lo prevedeva, chi ha fatto la convenzione non l'aveva. Sì, però è oggettivamente diventato un parcheggio, allora la politica poi deve prendere atto anche delle consuetudini e quindi farlo. Ma domanda mia ignorante, ma dobbiamo passare per il Campidoglio per un cambio di destinazione d'uso, mi ricordo io, Assemblea Capitolina? Sì, me lo ricordavo bene, non è che non me lo ricordavo. Parere obbligatorio e non vincolante del municipio, ma la variante Capitolina. Ok, vabbè, io penso che se noi chiediamo come municipio con un consiglio di esprimersi all'Assemblea Capitolina, non vedo quale sia il problema, anche perché noi possiamo fare da volano, no? No, dico, però abbiamo comunque noi una, diciamo, una pertinenza a livello locale importante, non ha motivo l'Assemblea Capitolina di non votare una variazione, un cambio di destinazione su quell'area, perché stiamo chiedendo una cosa giusta e ovvia. No, questo vedi è un punto importante, perché io già immaginerei, non dico una mozione per domani, ma al prossimo consiglio assolutamente di poter integrare una mozione o un ODG. Se siete d'accordo, chiedo anche al presidente Enrico, che riguarda anche molto la sua commissione. Cioè, almeno facciamo io farei un atto più forte, farei una risoluzione di commissione urbanistica, perché la materia è urbanistica, ed è un atto più convincente in qualche modo. Vabbè, giusto, c'è Mancuso, cioè, il consigliere Mancuso, esatto, il presidente Mancuso, e mettere all'ordine del giorno. Sì, sono qua. Ci sei, Paolo. D'accordo, Mancuso? Urbanistico ambientale, scusate, visto che l'area è in mano al Parliamo di variante urbanistica, Maesano. Però è in mano al Dipartimento Ambiente e rimane come verde urbano poi, quindi no, è un dubbio, io per carità, a me mi sta bene tutto. Secondo me chiediamo una variante urbanistica, penso che la sede... Esatto, chiediamo una urbanistica al Campidoglio, e lo portiamo in consiglio e poi va in Assemblea Capitolina. E... Presidente, non voglio essere scortese, ma se non c'è più necessità, diciamo, del mio supporto ai lavori della commissione, io vi saluterei. Assolutamente, grazie davvero, è stato prezioso. L'ultima cosa, prima di lasciarci, cortesemente, se ci può fornire un po' di documentazione in merito alla titolarità delle aree al fine di redigere l'atto con dei riferimenti normativi puntuali. È andato via, già? Stella? Qualche relazione già trasmessa a suo tempo, dove ci stanno le indicazioni a riguardo. Perfetto. Ok, manda il presidente Mancuso, così le diciamo l'atto, grazie. Io chiedo una gentilezza corrente, scusate perché... Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Allora, io sono felice perché... Patrizio! Prego. Non ho capito la risposta alla mia terza domanda. Cioè, sulle altre aree là intorno, De Vitis e i parcheggi, non ho capito la risposta qual è stata. Neanche io. Corrente, De Vitis ha detto che mancano i frazionamenti, cioè De Vitis ha destinazione d'uso parcheggio, però mancano i frazionamenti e quindi non è possibile attivare. Non possiamo dare impulso pure a questo? Per forza, bisogna dare impulso a tutto quello che è fermo da 14 anni. Avevo capito, scusate. Se vogliamo fare una cosa intelligente, proprio in merito ovviamente, cioè a servizio dell'ospedale, che poi parliamo di ospedale adesso, sapete bene che
purtroppo che udienza c'è. E ripeto, per appunto rendere delle aree disponibili a servizio controllate e a parcheggio, realmente destinate a parcheggio per l'ospedale, io direi di, con la commissione urbanistica, chiedere appunto al Campidoglio di procedere in tal senso, sulle varie, sia su questa, che si chiede una variazione di un cambio di destinazione d'uso, una variazione urbanistica, che su, abbiamo detto, via De Vitis, e l'altra qual era? Fermoni bene. No, ok, sono due infatti, no, quella su... Fermoni bene De Vitis. Entrando a destra quella abbandonata e poi quella tra più giù piccolina. Assolutamente sì, di queste due aree per l'IFO, io direi che abbiamo trovato una strada reale, finalmente, dove non penso di avere... che avremmo ostative, non vedo motivi, anche perché poi queste aree comunque andrebbero a bando, non è che vengono affidate, giustamente. Poi nelle more dell'espressione del bando valutiamo se, per dire, AGA può procedere, può comunque lavorarci, ma la procedura da sviluppare adesso è regolarizzare le aree da un punto di vista urbanistico. Se Mancuso è d'accordo, io gli chiedo la gentilezza di poter convocare il prima possibile questa commissione, così da trasmettere al Campidoglio. Solleciteremo immediatamente l'Assemblea Capitolina per votare queste... Se mi posso permettere, io in genere do seguito a ciò che i consiglieri, come è sempre stato in questi 4 anni e mezzo, a quello che i consiglieri richiedono. Cioè, io non do, faccio da notaio, se i consiglieri richiedono questo, per me... va bene, ci mancherebbe altro. L'importante, come ha detto il consigliere corrente, è avere la documentazione per poter redigere l'atto, che poi lo possiamo anche redigere tutti insieme in commissione, non è quello il problema, ci mancherebbe altro. Perfetto. Spero di essere stato chiaro. D'accordo, se no mi accuso. No, dico, gli altri consiglieri mi sembrano che siano concordi. Io prendo atto della volontà dei consiglieri. Abbiamo anche il vicepresidente della commissione, insomma, altri due consiglieri, insomma, che ne fanno parte, quindi siamo tanti ad essere favorevoli. Non credo che gli altri consiglieri abbiano rimostranze in merito, anzi. Per me va bene. No, siamo tutti favorevoli. Perfetto. Bellissimo. Sì, sì. Senti? Eccoci, presidente. Sì, vi sento, vi ascolto. Sì, ok. Ok, e vabbè, okay. Pappadà, ci sente? Ci sono, Patrizio. D'accordo sulla cosa? Sì. Beh, ottimo. Va bene, Mancuso, hai questo mandato importante. È fondamentale quello che ha chiesto il consigliere corrente, la documentazione per poter redigere l'atto. Va bene. Poi se l'atto mi arriva in commissione già redatto, sarebbe un'ulteriore velocizzazione del tutto. Mandare a me scusa io per sta documentazione. Scusa Patrizio. Sì, Cucunano. Secondo me bisogna variare leggermente il tiro. Bisogna che il direttore che presiede tra l'altro anche l'area urbanistica predisponga l'atto al presidente Mancuso e poi in commissione le varie i vari inserimenti di tipo politico si inseriscono. È quell'ufficio che deve praticamente predisporre una copia dell'atto a Mancuso e poi in quella sede Mancuso farà praticamente le osservazioni insieme a tutti i consiglieri, però la bozza la deve preparare il direttore. Grazie. Ma mica la delibera, scusa, che c'entra? Com'è? No, dico mica la delibera, che c'entra? È un anche atto politico, quindi può preparare l'ufficio, anche perché c'ha tutti i dati, c'ha tutti i documenti, c'ha tutti c'ha tutte le informazioni, capito? Allora, Mancuso, servono i riferimenti delle aree urbanistici delle aree, poi si fa una risoluzione. Si dibatte in commissione e si farà risoluzione, perché appunto, come dice pure Corrente, non è una delibera ma è un atto di indirizzo politico.
Sì, ne abbiamo fatte tante, non è che una in più. A noi ci servono i dati precisi perché ne abbiamo fatte talmente tante. Il consigliere Cucunato intendeva la parte tecnica forse da far fare al direttore. Sono riferimenti normativi. Ok, io penso che abbiamo raggiunto dopo 3 settimane, perché vabbè, Guastella ci ha avuto problema familiare prima importante, poi è stato convocato in quella commissione. Presidente, cortesemente, se potrei intervenire. No, bene, io stavo per dare la parola a Mirenna, però volevo finire appunto la discussione con la politica, e sembra aver raggiunto un punto di snodo reale, perché altrimenti prendiamo in giro noi lei, prendiamo in giro i cittadini e non va bene. Quindi almeno così sappiamo il perché il municipio non si può muovere. Ok, prego Mirenna. Mirenna, prego. Mirenna, mi sentite? Mi sentite adesso? Io sì, ok. Ok, allora io ho sentito un po' tutto quanto, sia quello che ha detto il direttore e sia quello che hanno detto i consiglieri. Allora, chiaramente condivido il fatto che dal punto di vista delle procedure, del cambio di destinazione d'uso, sia corretto tutto quello che avete detto. Però rimane un punto. Il punto è questo. Il dirigente continua a ribadire che noi non abbiamo le autorizzazioni. Questo è smentito palesemente da quello invece che decide la magistratura. Sia la Procura della Repubblica, quando siamo stati denunciati all'IFO, che la Procura della Repubblica, nella sentenza chiusa definitivamente, non solo ribadisce il fatto che noi non facciamo i parcheggiatori abusivi su quell'area, ma addirittura ordina la riconsegna dei biglietti fiscali e degli incassi. E qui parliamo di Procura della Repubblica. Due, parliamo dal punto di vista dell'aspetto amministrativo. Dall'aspetto amministrativo, 7 giudici diversi, l'uno dall'altro, stabiliscono che tutta la documentazione in nostro possesso, nonostante tutte le relazioni fatte dal vostro municipio e dai vigili urbani che continuavano a ribadire che l'AGA su quelle aree non è autorizzata perché l'area del dipartimento giardini non è uso, è uso al verde, tutto quello che voi volete, i magistrati dicono però qualcuno li ha autorizzati con tanto di note, protocollo e quant'altro, e quindi si continua a dire che noi lì non siamo autorizzati, che non esistono autorizzazioni. Allora, un conto è dire che qualcuno ha sbagliato, e se ha sbagliato sarà il comune a capire come risolvere il problema, ma non dire che noi non siamo stati autorizzati. E la magistratura stabilisce, annullando tutte le sanzioni fatte dai vigili urbani, che l'AGA è legittimamente autorizzata fino all'espletamento delle gare d'appalto. Quindi voi, se non volete prendere in considerazione quello che dice la magistratura, io dico che si sta facendo un errore su questo, perché un conto è risolvere e dire facciamo tutti i piani, cambiamo destinazione d'uso, facciamo tutte le procedure che ci vorrà tempo, mesi, anni. Ok, però nel frattempo, siccome la magistratura dice che noi lì siamo legittimati, qualcuno deve prendere atto, perché non è che lo dice Liberato Mirenna o lo dice un funzionario o lo dice qualche altro, lo dice la magistratura, la Procura della Repubblica e i magistrati, dei giudici di pace, che sono competenti nella materia amministrativa in Italia. Allora, se tutto questo che io vi sto dicendo è ignorato da questa situazione, è un errore madornale, perché è vero che il dirigente adesso lui dice io devo andare avanti e devo emettere una determinazione dirigenziale. La mettesse la determinazione dirigenziale, a questo punto voi sapete che noi andiamo avanti, come lui va avanti andiamo avanti anche noi, perché ci rivolgiamo subito al TAR. Immediatamente, come arriva l'ordinanza?
come arriva la determinazione dirigenziale? E poi oggi io vi dico, siccome i vigili urbani ci dicono, ci sanzionano che noi non paghiamo l'occupazione del suolo pubblico, noi già da mesi, da anni, che diciamo che vogliamo pagare l'occupazione del suolo pubblico. Ma qualcuno ci deve dire a chi e quanto, come fanno tutti, hanno fatto tutti gli altri municipi. Perché l'unico municipio inadempiente in questo è il municipio vostro. Voi non c'entrate nulla, ma tutti i predecessori, che nonostante diffide che abbiamo fatto perché vogliamo pagare l'occupazione solo pubblico, nessuno mai ci ha fatto pagare. Quindi oggi, se cortesemente la Commissione prende la mia dichiarazione, che l'AGA si mette a disposizione, deve essere verbalizzato per cortesia, a disposizione nel pagare l'occupazione di solo pubblico come da sempre ha richiesto al municipio. Quindi questo vorrei cortesemente che venisse messo a verbale, quello che io sto dichiarando. Quindi i consiglieri che hanno avuto la nostra documentazione, compreso il presidente della commissione trasparenza, che ha letto sicuramente tutte le sentenze che ci sono, che addirittura condannano il comune di Roma al risarcimento delle spese, prendete atto o non prendete atto, perché questo è quello che è importante, che io vorrei sentire in commissione. Se quello che dicono i giudici non ha valore, allora lo dovete mettere a verbale. Posso, Patrizio? Sì, prego. No, io poi devo aggiungere una cosa. Sì, grazie. No, allora, ripeto, io sono arrivato in ritardo e non so cosa ha detto il direttore al riguardo, però non credo che il problema sia AGA. Cioè, l'autorizzazione non è che mancano ad AGA, come sta ribadendo il signor Minenna, le autorizzazioni mancano al terreno. Cioè, quel terreno non è autorizzato ad essere parcheggio, così ho capito io. E questo implica che se sfortunatamente qualcuno si fa male o succede un problema penale là dentro, poi ci andate in mezzo pure, di mezzo pure voi, credo. Credo che il problema sia questo alla fine. Poi, per carità, se mi sbaglio mi scuso, ma credo che il problema sia questo. È il terreno che non è autorizzato, è quell'area che non è autorizzata, non voi. Voi, a quanto ho capito, siete autorizzati, ma è l'area che non è autorizzata. E ripeto, se succede un problema grave là, scusate, se mi sbaglio, per carità, però io credo che il problema sia questo. E comunque ne facciamo il possibile per darvi una mano, lei lo sa benissimo. Lo so, consigliere, mi posso consigliere? Prego, ho finito. Niente, eh? Poi quando posso vorrei intervenire, grazie. Mi sentite? Senna, prego. Allora, volevo precisare al consigliere che interviene. Io lo so che tutti i consiglieri volete in qualche modo risolvere questo problema, però si sta sfuggendo da un passaggio importante. Quando qualcuno ha contestato... Pronto? Sì, sentiamo, Mirenna, prego. Quando qualcuno ha contestato e di tutto e di più, allora denunciati, e abbiamo vinto in procura della Repubblica. L'AGA non è abusiva su quelle aree, c'è la sentenza della procura della Repubblica. I giudici di pace, che sono competenti nella materia, se stabilisce se le multe sono normali, non solo le annullano, ma addirittura nella sentenza c'è scritto che l'AGA è legittimato a operare su quelle aree, via Fermognibene, via De Ritis, fino all'espletamento delle gare d'appalto, e condanna il comune di Roma a risarcimento. Voi non fate altro che continuare, non voi, dico come voi, si continua a continuare a far pagare dei danni al comune di Roma, perché mi presenterò da chiunque magistrato sentenze. Non è possibile che il comune continua a l'area non è autorizzata, mettete a verbale che l'area non è autorizzata. Cioè, quello che dice il direttore Quartella non vuole prendere praticamente in atto quello che dice invece la magistratura. Io credo che si sta facendo un errore madornale su questo concetto. Allora,
un conto accettare il fatto cambio di destinazione d'uso e tutte le procedure, ma non dire l'AGA non è autorizzata, io faccio una determina di sgombro. Sgombro di che cosa? Che dobbiamo sgombrare il terreno lì? Che mi devo portare via il terreno? Perché lì c'è solo... Da che cosa dobbiamo sgombrare? Fateci capire. Pronto? Posso, Patrizio? Prego, Di Nando. Sì, nel senso, volevo appunto cercare di capire appunto delle cose che in un certo senso in parte ci ha detto appunto il direttore, perché il direttore giustamente dice là non c'è la destinazione d'uso. Però la mia domanda era appunto se questa autorizzazione che, di cui parlano appunto giustamente i parcheggiatori è proprio su quell'area, perché questa è la prima domanda, se questa era proprio su quell'area oppure in generale, perché se è l'area specifica o comunque in generale, se loro hanno una sentenza, quello che mi chiedo io è perché il comune non ha mai fatto ricorso contro quella sentenza del magistrato o diciamo del giudice, perché se noi come Comune Roma pensavamo che appunto era sbagliata quella sentenza che ha dato ragione e ha tolto addirittura le multe, allora mi chiedo perché il comune non è mai ricorso contro quella sentenza. Questa secondo me è una domanda importante. Seconda cosa, consigliere, sì. Giustissima la sua osservazione. Voglio aggiungere che lì non è che si è pronunciato soltanto un giudice, 7 giudici diversi hanno dichiarato. Sì, ma vedete, il comune era lì in udienza quando. Certo che era lì. È certo che si è presentato. E qual era la memoria difensiva del comune? La memoria difensiva era che quell'area. Se posso intervenire io, Mirena. Sì, sì. Avendola assistita in questo giudizio, sono l'avvocato Uzzeri. Se i consiglieri ne hanno interesse, posso precisare meglio la natura del contenzioso. In tutti questi giudizi, quelli che si sono conclusi e le cui sentenze sono passate in giudicato, la polizia locale ha contestato all'AGA la violazione dell'articolo 7,15 del codice della strada, ovvero l'esercizio abusivo della professione. Tutte queste sentenze, che ripeto sono passate in giudicato in buona parte anche con condanna del comune al risarcimento dei danni, hanno visto il comune presente con memoria e alla stregua della copiosa documentazione presentata l'accertamento della illegittimità della contestazione. Non si sente più, scusi. Alla stregua di una puntuale e specifica ricostruzione documentale delle vicende che afferiscono all'autorizzazione che l'amministrazione capitolina, ma anche questo stesso municipio, hanno dato all'AGA. Ora, ho assistito alla conversazione e al prezioso apporto dei vari consiglieri e del direttore Guastella. Si afferma che le aree sulle quali si svolge l'attività di parcheggio autorizzata. Allora sentiamo. Mari, se devi ripetere perché sono passato. Sì, Mari, se ripete il passaggio. Si afferma che queste aree, che sono quella di via Sergio De Vitis e quella di via Fermo Ognibene, su cui l'associazione AGA, mediante i suoi operatori, svolge legittimamente un'attività che scaturisce da atti autorizzativi dell'amministrazione del comune e, ripeto, dello stesso Municipio Nono, in tutti questi giudizi, abbiamo versato
l'individuazione delle due aree specifiche effettuate da... Purtroppo sul conto 72015, quindi la padellaccia, non ci sono i soldi disponibili, sconfina 92 euro. Che fai? Fabrizio, chiudi il microfono. Okay, chiuso io. Sì. Signora, grazie. Guardi, per riprendere la situazione, giusto per capire così in modo sintetico, faccio questa domanda secche, così riprendiamo. Io volevo capire una cosa, il Comune di Roma, l'autorizzazione che voi avete, mi sente? Sì, la sento. Le autorizzazioni che voi avete sono anche su quell'area? Su quell'area dove vi è stato... Sono sulle due aree di via Fermo Ognibene e di via Sergio De Vitis. Ecco, ma questa qua che abbiamo parlato prima col direttore, che invece è un'area che sembra che non c'è la destinazione d'uso a parcheggio, volevo capire il giudice come ha fatto a darvi una sentenza, diciamo, appositiva a voi, se non ha controllato se ci fosse la destinazione di uso corretto, questo volevo capire. E diciamo che al giudice non interessa, nel momento in cui voi mi contestate, la polizia locale mi contesta l'esercizio illegittimo dell'attività, l'illegittimità non può che provenire dall'assenza di un'autorizzazione laddove io ho dimostrato l'esistenza delle autorizzazioni, ed è per questo motivo che, ripeto, in presenza di una memoria di Roma Capitale, il giudice di pace ha, in plurime sentenze passate in giudicato, ritenuto che le sanzioni dovessero essere annullate. Quindi l'autorizzazione, secondo il giudice, è l'autorizzazione del Comune, basta. Poi era il Comune che doveva in caso preoccuparsi di cambiare destinazione, ma l'autorizzazione, esatto, diciamo, della piazza, del parcheggio andava, esatto, bene. Okay, questa non l'avevamo individuato, secondo me adesso stiamo individuando le cose come stanno. Ok, quindi il Comune, seconda cosa, non è mai ricorso perché non aveva, diciamo, memoria difensiva su questo. Non ha dato mai la colpa alla persona che ha fatto questa autorizzazione. Questa autorizzazione è stata firmata da una singola persona, di quale dipartimento, o è stata fatta tramite un consiglio, una delibera? Consigliere, se lei lo gradisce. Sono delibere, Raffaele, sono delibere. In questo momento, se io le devo rappresentare la pletora di provvedimenti del Consiglio Comunale, di Giunta, municipio, della circoscrizione dodicesima, del municipio nono e del Segretariato Generale del Comune di Roma, dell'Avvocatura del Comune di Roma, che affermano tutti, anche con riferimento alle due aree, la legittimità dell'esercizio da parte dell'AGA, credo che vi terrei qui fino a domani mattina. Vabbè, questa è stata la cosa sintetica, l'abbiamo capito, è importante. Volevo chiedere l'ultima cosa, in questo parcheggio, dove voi state tra virgolette, secondo adesso, state abusivamente, anche se non è vero, comunque no, ci parcheggi... di non utilizzare queste diciamo in questo spazio dove oggi fate in questo spazio dove oggi fate questa attività, comunque se non ci state voi, le macchine ci sarebbero comunque, giusto? Esattamente. Allora io mi chiedo una cosa, perché la municipale o comunque il comune non ha mai, diciamo, sanzionato le macchine, o queste macchine venivano sanzionate? Se voi non ci stavate là, queste macchine vengono sanzionate ogni giorno, quindi dovrebbe essere recintato, perché non è, diciamo, in teoria un parcheggio quello. Noi siamo l'associazione AGA, sta... No, senza di voi, io chiedo, senza, se non ci foste voi, la municipale dovrebbe chiudere l'area perché non è un parcheggio. Certamente, è così. Quindi, però quest'area non è mai stata chiusa e recintata? No. Ok, ad oggi quest'area non è sequestrata? No. Ok, quindi ad oggi è questa la cosa strana, perché se non è sequestrata ci sono due cose, praticamente, visto che voi potrete avere queste due opzioni: o continuare, prendere le multe e farvele togliere dal giudice, visto che oggi avete già una sentenza, oppure non fare più quell'attività e denunciare per il mancato guadagno il Comune di Roma. Queste sono, credo, le opzioni che avete. Allora, io forse credo che non sia chiara una cosa. L'associazione AGA riunisce è un'associazione di categoria che riunisce operatori che svolgono questa attività. Forse non è chiaro che se all'associazione AGA viene inibita la possibilità di lavorare, questa gente muore di fame. Lo so, questo.
Ok. No, però sto cercando di capire, appunto, adesso è molto più chiaro il tutto, cioè nel senso adesso si capisce, diciamo, molto il tutto. Ok, ma il Comune di Roma, voi ci siete mai andati a parlare, giusto per chiudere poi il mio intervento? Guardi, non so più quante volte, non so più quante mozioni. Quali sono state le risposte, diciamo, in sintesi? Abbiamo sempre avuto. Raffaele, ci sono interventi però, eh? Sì, ho fatto l'ultima domanda. Ok. Da ultima anche la mozione 64 e tutte che hanno recepito, accolto le istanze dell'associazione AGA, invitando i singoli municipi a comportarsi in conformità degli atti deliberativi del comune. C'è stata anche una nota, in questo momento non ce l'ho davanti, ma della sindaca di Roma Capitale, che nuovamente ha sollecitato i municipi ad affrontare il problema in modo da garantire il livello occupazionale della categoria. Ci sono questi atti, se li volete, siamo disponibili a farne un fascicoletto, a distribuirlo tra tutti i membri della commissione. Ok, grazie avvocato. Adesso do la parola al consigliere Maisano, così finalizziamo gli interventi. Maisano, prego. Vabbè, come dicevo prima, il problema non è sicuramente di AGA, cioè non è AGA, perché quanto ho capito sono autorizzate, è stato ribadito. Il problema è quando è quest'area che non viene autorizzata dal 2005-2004, come diceva Enrico. Beh, a questo punto io mi sarei già mosso diversamente. C'è pure un avvocato, come è stato fatto in altri posti, io mi sarei mosso diversamente. Avrei fatto un ricorso o al TAR o alla magistratura, comunque avrei messo una commissaria ad acta che autorizzava l'area e finiva la questione, perché sennò così veramente, cioè, dopo 15 anni ancora stiamo a parlare di questa cosa. Ma per loro, non per me, io ripeto, a me non mi cambia niente. Ci parcheggiavano prima, adesso se ci sta io ancora meglio. Ho dei suggerimenti, ma sono 15 anni che facciamo ricorsi e battaglie giudiziarie. 15 anni che li sì, facciamo. Ma là deve essere una richiesta al giudice, se già ci avete delle sentenze, di mettere un commissario ad acta che finalizza l'area, punto, basta. A questo punto io non aspetterei più. Stiamo, ma lo dico pure contro il mio interesse. Una da impugnare, infatti. Se avete già delle sentenze che vi autorizzano, non so che vi serve la determina. Io già avrei concluso, come è stato fatto in altri posti, di cui mi sono occupato pure personalmente. Posso intervenire? Non penso che si debba Enrico, prego. Valutazioni legali fatte dall'associazione di categoria, ma comunque accolgo i suoi suggerimenti. Però portiamo sul piano politico noi, se siamo qua adesso in politica. Esatto, infatti anche io i suggerimenti, come dire, legati alla giusprudenza non spettano a noi. Cioè, se no non gli serviva, no, non gli serviamo noi. Esatto. Io capisco l'esasperazione di queste persone, per carità. Io a questo punto veramente già avrei fatto una cosa del genere. Però queste persone stanno spendendo dei soldi quando il problema è politico. La persona umana che capisce il problema di queste persone, che giustamente si trovano in difficoltà economiche e lavorative. Però stiamo parlando che questo è un problema creato dall'amministrazione. Non voglio fare l'avvocato, però siccome già ho avuto una vicenda simile, per questo dico, esasperandomi, che io avrei fatto così. Come è una vicenda amministrativa. Non vuole essere una... Non voglio fare il legale, è chiaro. Però siccome è una vicenda amministrativa, io credo che la politica... qua io non capisco, perché alla fine la situazione è strana. Qui i magistrati dicono una cosa, la politica dice una cosa, alla fine vuol dire che c'è un'amministrazione che fondamentalmente non esegue né quanto dice la politica né quanto dice la giurisprudenza. E quello serve il commissario ad acta, ok? Che è quello che fa eseguire all'amministrazione quello che chiede il magistrato e anche i cittadini, capito? Comunque, scusate, rinnovo un pochino quello che avevo chiesto, che avevo suggerito la settimana scorsa. È emerso, mi è sembrato di capire, perché ho avuto anche problemi di connessione, che fondamentalmente è un problema di natura urbanistica, quello che diceva il nostro architetto Guastella. Quindi, secondo me, ritornando al, diciamo, ribaltando dal punto di vista politico, è fondamentale dare un supporto anche a questo punto all'amministrazione, supporto politico intendo io, per chiedere questa cosa, cioè che l'area a questo punto subisca una variazione di destinazione d'uso, in modo tale che, diciamo così,
potremmo superare questa problematica, perché anche come ha detto Guastella, già avevo detto anche io l'altra volta, che è stato già detto questa mattina, oltre il, diciamo così, il danno occupazionale e lavorativo per gli operatori, abbiamo visto che l'area, il nostro territorio, subisce un danno legato al degrado, all'occupazione, anche qui all'abusivismo legato anche qui al discorso dei parcheggiatori. Quindi dovremmo fare in modo che questa situazione venga risolta il prima possibile, fino ovviamente poi all'espletamento del bando. Quindi una volta che l'area ritorna magari a una destinazione d'uso che possa permettere ad AGA, in questo caso, di operare in maniera con regime privatistico, fino a poi all'espletamento del bando, qualora vorrà essere inserita e messa a un eventuale bando, secondo me abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi io andrei per step. Potremmo supportare politicamente l'amministrazione per chiedere questa variazione di destinazione d'uso dell'area. In questo modo, risolto questo vulnus, abbiamo capito che AGA potrebbe lavorare lì con regime privatistico. Mi è sembrato di capire così anche dalle parole del nostro direttore Guastella. Dopodiché potremmo ragionare che l'area possa poi in un secondo momento essere messa a bando per l'attività dei guardiamacchine autorizzati. Questo secondo me è il mio obiettivo. Quindi trasformerei un attimino dal punto di vista politico quanto è stato espresso questa mattina. Ovviamente si tratterebbe di una questione di patrimonio, forse mi verrebbe a dire, o urbanistica. Valutiamolo se farlo nella commissione patrimonio o urbanistica per portare avanti il discorso di supporto politico. Questo è quello che mi sento di dire io. Grazie. Ma questo già eravamo d'accordo, scusa, di farlo comunque. Scusate. Scusate. Prego, Mirena. Allora, poiché c'è anche il Dipartimento Giardini, che è, diciamo, il Dipartimento proprietario dell'area, vorrei anche sentire un parere anche da parte loro su questa vicenda, che sanno come è ridotta quest'area e cosa ne pensano su questo. Visto che c'è, può intervenire gentilmente? Io non lo vedo il Dipartimento Giardini, però. Sì, aveva detto all'inizio che era presente. Mi sbaglio io? Sì, sì. All'inizio della call. Patrimonio, Dipartimento Patrimonio, non Giardini. Patrimonio. Okay. Allora, scusate consiglieri, si continua a parlare del fatto del cambio di destinazione d'uso, e siamo d'accordo. Giustamente tanti consiglieri hanno fatto l'osservazione di dire: se quella è un'area di Dipartimento Giardini e l'AGA non ci può operare, come sostiene il dirigente, quindi sta a significare che, come non possiamo esercitare noi perché è un'area giardini, neanche potrebbero parcheggiare le macchine in un'area giardino. Ma ci rendiamo un po' tutti, anche quando ho fatto l'ultima manifestazione autorizzata chiaramente al municipio, abbiamo parlato col direttore apicale, noi abbiamo detto questa cosa al direttore apicale, al direttore abbiamo detto: ma se noi non siamo più lì, perché succede quello che succede? Ma poi voi pensate che le macchine lì non parcheggiano più? E lei dice: non debbono parcheggiare le macchine lì. Ma come? Allora, quindi diceva anche lei, è più giusto cercare tutti insieme di risolvere il problema. Perché come si fa a pensare il solo pensiero di dire lì le macchine non parcheggiano? A me mi vengono i brividi pensando a un concetto del genere. Quindi si deve capire che c'è innanzitutto un problema di sicurezza pubblica. La soluzione del problema è anche garantire la sicurezza pubblica, perché altrimenti senza quel parcheggio sarebbe l'inferno di cristallo su quell'area, e non è percorribile un concetto del genere. Allora, non è più giusto dire, considerato che ci sono degli atti amministrativi del comune di Roma, perché quando il dirigente Guastella dice: c'è un atto firmato da un dirigente del settimo dipartimento, assessorato alla mobilità,
che dice che l'AGA gestisce le aree fino all'espletamento delle gare d'appalto, e lui dice: io ho i dubbi su questa cosa, ma scusate, ma questo, ma non si può andare avanti sempre a interpretazioni di domani viene un funzionario, domani pensa una cosa, dopodomani ne viene un altro e ne pensa un'altra cosa. Cioè, quello è un atto firmato da un dirigente amministrativo, ma non su sua volontà, su volontà dell'assemblea capitolina, che fa chiarezza sulle aree adiacenti all'IFO con un provvedimento dell'assemblea capitolina che dice specificamente che le aree adiacenti all'IFO di via Fermoglimene, via De Ridis, sono prorogate fino all'espletamento delle gare d'appalto. Quindi quel dirigente del dipartimento si è mosso su disposizione dell'assemblea capitolina. Quindi, e questo è servito alla magistratura per dire all'AGA è legittimata a operare fino all'espletamento delle gare d'appalto. Ma la commissione trasparenza ne vuole prendere atto delle sentenze che ci sono, perché questo è importante. O ne prende atto o non ne prende atto delle sentenze. Quindi questo è importante che noi chiediamo alla commissione. Un atto politico che dica sì, 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 facciamo questo, facciamo quell'altro, cambiamo la destinazione d'uso, ma nel frattempo per motivi di sicurezza pubblica, per motivi lavorativi e per gli altri pregressi e per le sentenze che ci sono, si deve continuare a consentire l'esercizio di guardiamacchine nelle more che si aggiustano tutti questi discorsi. Questa è la situazione, perché altrimenti questa situazione, voi fate gli atti, ma se gli atti, se il dirigente va a fare un altro provvedimento, e noi con quell'altro provvedimento ci continueremo a muovere ancora una volta alla magistratura. Ma è possibile che dopo 7 volte che ci siamo andati, anzi 8 volte, uno in Procura della Repubblica e 8 dei giudici di pace, ancora ci volete portare ad andare davanti ai giudici? Che condannano oltretutto al Comune di Roma? Ma si vuol prendere atto di questo? Cioè, lo dicono i magistrati che siamo legittimati su quelle aree, non è che lo sta dicendo Pizzi e Fichi. No, Mirenna, io devo intervenire perché ho il 2% purtroppo di carica sul PC e non ho il cavo. Però lascio la commissione a Di Nardo, ma volevo chiarire un concetto, che allora la direzione tecnica ha chiarito il motivo per il quale non può procedere in nell'affidamento dell'area o nel concedere anche nelle more dell'affidamento del bando di operare all'AGA rispetto a tutte le vostre autorizzazioni, anche rispetto alle sentenze della magistratura, perché sono due cose ben distinte. Dopodiché, altro è che la politica si possa far carico nel mentre del cambiamento di destinazione d'uso di quell'area, andando in deroga, prendendo atto che comunque è un'area a parcheggio dove si parcheggia, e allora chiede una deroga per operare. Questo che a livello emergenziale, ovviamente, è una cosa diversa. Quindi voi avete tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili, dove si è espresso tutto il mondo, e va bene. Quella è un'altra questione, però, il fatto della destinazione d'uso dell'area e della procedura che deve adottare poi l'ufficio tecnico. Sono due cose ben distinte e ben chiare, che io onestamente ho molto chiaro. Quindi io devo lasciare per adesso la commissione a Di Nardo, perché mi si sta spengendo il computer, purtroppo ho il caricatore in ufficio. Però ho molto chiaro questo. Io chiederei di riaggiornare la commissione. Non sentiamo più il presidente, però credo, appunto, stava dicendo di riaggiornare queste commissioni e diciamo, credo che scusate, non sento più nessuno. Ci siete? Sì. Non sento nessuno. Di Nardo non si sente più. Raffaele, non ti sentiamo, Raffaele.
ma non lo vedo proprio più nella chat, quindi mi sa che ha perso proprio, non c'ha più rete. Prendo sto. Mi sentite? Sì, ora sì. Sì, no, sta il presidente, mi ha chiamato il presidente Iarappa. Nel senso, la cosa fondamentalmente è questa: nel senso, a livello presidente, a livello di trasparenza, commissione trasparenza, vuole Mari appunto convocare di nuovo, tramite anche convocando il presidente, una commissione di trasparenza con il presidente del municipio, vedendo se si riesce ad andare in deroga. Nel mentre che invece la commissione urbanistica fa quest'atto per la richiesta a livello politico di cambio di destinazione d'uso. Questi sono i due punti proposti, diciamo, dal presidente, che per quanto riguarda la commissione urbanistica è stato, mi sembra, recepito. Quindi appunto credo che ci siamo, penso, detti tutto. Vedo se qualcuno vuole intervenire, ma non mi sembra. Quindi le cose sono chiare, la parte politica dà questo indirizzo in commissione urbanistica, nel mentre la commissione di trasparenza cerca di fare questa operazione, diciamo, di controllo e di andare in deroga nel mentre si faccia un'attività di indirizzo politico. Questo è quello che secondo me si può fare al massimo delle cose, diciamo, oggi, di come stanno le cose. Purtroppo non possiamo rispondere per 15 anni precedenti. Quindi io credo che ci siamo detti tutto e quindi ci riaggiorniamo per la commissione di trasparenza per quanto riguarda la deroga, come ha detto il presidente, quest'altro lunedì. Con l'urbanistica, se c'è Mancuso che vuole, diciamo, concludere e dire quando Mari crede di metterlo in programma, e così chiudiamo la commissione. Mancuso è uscito, comunque sì, ha detto che lo calendarizzava la prima commissione utile, quindi non sarà quella di mercoledì dopodomani, ma presumo quella dell'11 novembre. Ok, perfetto. Non so se ha chiaro, diciamo, quali sono gli step che sta facendo la politica, se vuole dire una cosa prima di salutarci, così chiudiamo. Ci sentite? Aga, sta ancora collegata? Mi sentite? Sì, adesso sì. Ok, allora intanto io chiaramente ringrazio i consiglieri per sempre l'intervento positivo e costruttivo che mettono nei nostri confronti. Chiaramente oggi sono emersi due cose distinte e separate da questa commissione. Una è il fatto che voi farete un atto di questa natura, e credo che sia importante una risoluzione che possa dire in deroga al fatto del cambio di destinazione d'uso che chiede tutto quanto la proseguibilità dell'attività di guardia macchine, e questo è uno. Dall'altro, che vi devo dire, cioè, secondo me la commissione oggi doveva prendere atto che persistono su quelle aree delle sentenze, visto che le abbiamo presentate e documentate, perché è importante che la commissione non è che può soltanto prendere in considerazione un solo punto, che è il punto di quello che dice il dirigente Quastella, ma bisogna considerare tutti gli atti che vi abbiamo fornito alla commissione e chiaramente ai consiglieri, in cui si ribadisce il concetto che l'AGA sull'area di via Fermigno Ognibene e via De Vitis l'AGA è legittimata fino all'espletamento delle gare d'appalto. Anche perché io credo che voi avete capito, perché l'ha detto anche il dirigente Quastella, quanto tempo occorre per fare un cambio di destinazione d'uso? Quanto tempo occorre per fare poi un bando di gara su quelle aree? Su quelle aree procedere per il bando di gara sta a significare sfaltare tutta l'area, e quindi bisogna avere anche i fondi per poterlo fare, il municipio, cosa che vedo molto difficile. Quindi sono procedimenti molto lunghi,
E nel frattempo che cosa succede? Praticamente si chiude l'aria, perché se lì l'aria domani mattina l'aga non c'è più, domani mattina va chiusa, perché altrimenti si fa un abuso. Se all'aga si dice che un'area a verde non può essere utilizzata come parcheggio, è un doppio abuso, anzi, scusate, e poi invece l'utenza va a parcheggiare regolarmente. Capite che la cosa più semplice sarebbe stata: si prende atto di quello che hanno stabilito i giudici, no? Allora, mi sentite, Aga? Ma noi non vi sentiamo più. E nel frattempo si... Vi sentiamo a tratti, però il concetto è chiaro, Aga. Bene, Presidente, quindi io mi aspetto da parte della, da parte della politica che ci sia un indirizzo politico bello chiaro, perché noi, visto che le cose oggi non si sono ben definite, e quindi ci scusiamo in anticipo, ma noi continueremo chiaramente le nostre rivendicazioni sindacali e di categoria, chiaramente autorizzati sicuramente, perché noi non facciamo mai mobilitazioni senza avere delle autorizzazioni, ma questa volta la facciamo proprio a via De Ritis, andiamo proprio lì con i lavoratori, con i cittadini, che ormai i cittadini sono arrivate al limite della pazienza, ve l'hanno sempre e ve l'hanno detto anche nell'altra commissione, perché lì è una discarica a cielo aperto, e quando si risolverà il problema vuol dire che noi smantelleremo le nostre manifestazioni e chiuderemo le nostre manifestazioni autorizzate. Che vi dobbiamo dire? Purtroppo allora, adesso prendo, giusto una cosa, Aga. Allora, questo qua è chiarissimo ed è giusto che voi appunto rispettate i vostri diritti a prescindere da quello che sia la politica e l'amministrazione. Quello che io sto dicendo è una cosa diversa, nel senso, come indirizzo, la politica può fare indirizzo politico e controllo, non è la parte, diciamo, operativa. Quindi come indirizzo politico abbiamo detto che sarà fatto, come controllo lo abbiamo fatto in trasparenza, e nel mentre c'è l'indirizzo politico, come controllo stiamo cercando di vedere se c'è la possibilità di dare una deroga. Questo è quello che può fare la politica, nel senso, noi non, cioè, oggi non è che noi possiamo fare un atto che allora, cioè, se l'ha detto il giudice, gli atti politici sono già stati fatti, se la parte amministrativa a livello operativo non procede perché non ritiene che quell'indirizzo politico, comunque quell'indirizzo, diciamo, del giurisprudenziale, loro non lo possono mettere in campo perché per loro a livello amministrativo lì non c'è una destinazione d'uso, non è che possiamo fare chissà cosa a livello diciamo politico, perché loro sono la parte operativa, poi se ne riprenderanno le responsabilità. Però quello che voglio dire è questo: cioè, il problema politico lo stiamo risolvendo con un atto, ed è quello che possiamo fare, che è l'attività di indirizzo. Come attività di controllo lo stiamo facendo per vedere se questi atti comunque sono veritieri, se noi possiamo farlo come attività di, appunto, di andare in deroga. Ed lì si sta cercando di velocizzare la questione. Per quanto riguarda a livello di indirizzo, è già stato dato. Non possiamo dire di più all'amministrazione. Se l'amministrazione si blocca perché non lo ritiene opportuno, perché non lo ritiene che lo può fare a livello di legge, poi se ne prenderà la responsabilità a livello giurisprudenziale, che è già stata data, appunto, abbiamo detto, delle sentenze. La parte politica non è che può andare lì e, diciamo, fare la parte operativa, perché non spetta la politica. Cioè, ci sono delle distinzioni di ruolo, questo voglio che sia chiaro anche ad Aga. Cioè, a livello politico noi stiamo facendo il massimo che l'attività politica può consentire ad oggi. Prego, così poi chiudiamo, sì. Prego Aga, non mi sentiamo. Mi sente? Sì, adesso sì. Ecco, allora, tutto quello che voi avete detto, che farete un atto di indirizzo politico, è tutto chiaro, che c'è la volontà per cercare anche di deroga, anche di provare a fare la deroga. Esatto. Però quello che a oggi a noi ci interessa, poiché vi abbiamo presentato delle sentenze, no? Giusto? È che la commissione l'abbiamo fatta apposta, ve l'abbiamo presentate apposta le sentenze, affinché voi ne prendete atto delle sentenze. Perché fin quando voi eravate all'oscuro che ci sono 5 sentenze che addirittura condannano il comune, è un punto. Oggi ce l'avete in visione,
queste sentenze. Quindi sarebbe opportuno che la commissione prende atto delle sentenze che abbiamo presentato e sulla base di quello si fa un procedimento di un atto politico, come dice lei. Perlomeno è questo che vi chiediamo. Questi stanno agli atti, nel senso, questo quando si farà, appunto, l'ha detto pure il consigliere Mancuso, il presidente della commissione urbanistica, quando si farà comunque l'atto, verranno preso tutto quello che voi avete depositato, tutto quello che voi avete portato è agli atti della commissione, quindi quello rimarrà. Cioè, nel senso che dobbiamo dire che se le sentenze conosciamo, capite, ne abbiamo preso atto. Perché, consigliere, capite quello che ha detto Guastella? Io non, cioè, vorrei focalizzare un minutino su questo. Lui ha detto che farà un'ordinanza adesso, no? Perché deve dare eseguibilità a quello che lui già ha scritto, un'ordinanza per sgombrarci a noi da quelle aree, ok? Quindi, questo è quello che lui ha detto nella premessa della... Sì, ma non a voi in quanto AGA, lui dice a voi in quanto quell'area non ha la destinazione d'uso appropriata, e come lei ha detto correttamente, scusi, si dovrebbe chiudere allora l'area. Chiedo scusa, consigliere, che cosa cambia se ci dice a noi sgombrate da quelle aree, che in contrasto palese con quello che dicono i giudici, che siamo legittimati a operare su quelle aree? Capite che questa cosa va risolta proprio in maniera d'urgenza, rapidamente, perché è una situazione incredibile e allucinante su questa vicenda. Cioè, lunedì abbiamo detto, lunedì fine, il presidente Chiaraffa, secondo lui siamo noi che dobbiamo sgombrare, ha capito? Siamo noi. Sì, no, io ho capito benissimo. Il presidente Chiaraffa ha detto di chiamare, appunto, una commissione urgente il prossimo lunedì, vuol dire che intanto in questi giorni ne parleremo al presidente del municipio, e naturalmente vuol dire che si farà una richiesta anche a Guastella, ufficiale o ufficiosa, al direttore, di capire se ci sono degli elementi che la politica può mettere in campo e naturalmente controllarli insieme all'amministrazione, se si può andare in deroga in un certo senso e quindi sospendere questa ordinanza, magari che il direttore pensa, diciamo, e fare magari nei suoi diritti, giustamente, di tutelarsi, perché sennò poi ne risponde anche lui a livello di legge, come pensa giustamente lui. Quindi ognuno, purtroppo, in questa confusione, io direi burocratica, che però, appunto, purtroppo colpisce poi le persone, quando chi ci sta in mezzo se ne accorge di come funziona la burocrazia, sta colpendo, tra virgolette, in modo diverso ognuno di noi. Poi quello che pagano di più sono i cittadini, perché i lavoratori, perché poi loro intanto non si mettono in tasca niente. Giustamente il direttore dice: io non mi posso prendere responsabilità, sennò poi vengo mai incolpato io di non aver fatto un atto che devo fare. E nella sua visione lui continua a fare questo. Nella parte politica noi stiamo cercando di velocizzare il tutto, anche perché, appunto, purtroppo qua c'è uno sbaglio che parte forse a monte, a livello burocratico, e stiamo cercando di velocizzare il tutto. Io capisco che la parte, diciamo, che poi più colpisce poi le tasche e il mangiare a tavola è quella vostra, però come a livello politico io credo che adesso veramente abbiamo fatto, diciamo, le due cose principali: l'atto politico di mettere subito in campo e la deroga, che è quella più essenziale, come anche voi, diciamo, credo che è quello che poi voi cercate e quello che poi velocizza il tutto, fare una deroga nel mentre si faccia un atto politico. Quello è il concetto. Più di questo, della deroga, non so quale altro strumento la politica possa utilizzare. Quindi chiediamo ad AGA, appunto, se siamo diciamo tutti sulla stessa linea, che la questione della deroga è la parte più unica che può fare di massimo la politica. Non credo ci sia qualcos'altro lì. Certo, su questo siamo d'accordo. Io l'unica cosa che vi chiedo, non solo per i lavoratori che ci lavorano, che è l'unico mezzo di sostentamento per loro e per le loro famiglie, ma anche per l'utenza dell'IFO, quindi, cioè, mettersi un po', come si dice, le mani sulla coscienza su quello che sarebbe quell'area di parcheggio, se verrebbe chiuso quel parcheggio, che problema e che danno si farebbe a, non solo all'ospedale, ma agli utenti proprio, ai malati. Cioè, questo è una cosa. Ad oggi quel parcheggio è l'unico parcheggio dell'ospedale? Certo che è l'unico parcheggio che c'è. No, proprio c'è un parcheggio interno, però quanti posti fa il parcheggio interno?
Non lo so, ma si esaurisce rapidamente di qui la... Diciamo, in percentuale quale rapporto c'è del parcheggio totale? Quanto nel parcheggio, diciamo, 100, di dove state 150 voi? 150 posti ci avranno al massimo là dentro. E voi invece quanti ce ne avete? E lì sull'area sterrata ci sono circa 300 posti. Quindi il doppio voi ne utilizzate, diciamo, di posti, diciamo, sì, ne controllate. Considerate che 250 macchine sono dei dottori. Sono dei dottori che vengono lì. Quindi e lavorano. Voi ogni giorno siete pieni praticamente il vostro parcheggio? Sì, il nostro parcheggio 250 posti li prendono soltanto i dottori. Noi siamo in 7 che lavoriamo lì. Ma perché da voi vengono soprattutto i dottori a parcheggiare? Sì, solo le macchine, il ricambio è soltanto per 50-60 posti macchine che arrivano là, parcheggiano, fanno quello che devono fare. Chi sta e perché i dottori parcheggiano da voi, non parcheggiano perché all'interno? Perché non hanno posto loro, perché il loro parcheggio... Ah, perché quando arrivano già sono pieni. Sì, quando arrivano i dottori, già quel parcheggio di 150 posti riempie subito, ha capito? Okay. Questo quindi, è un elemento importante che secondo me va valutato appunto nella deroga, perché a prescindere naturalmente per questa vostra questione c'è un aspetto ancora più, diciamo, ancora più urgente, perché appunto si parla di un ospedale e che quindi non ci sono, diciamo, proprio i parcheggi anche per la parte dell'utenza, diciamo. Potrebbe essere un ulteriore elemento in più questo nei casi della deroga. Esatto, cioè proprio per la sicurezza pubblica bisogna intervenire subito su questo discorso. Perché il momento in cui noi andiamo via, se è veramente come dice Guastella che noi andiamo via, di fatto quel parcheggio non può entrare più neanche una macchina. No, questo l'ho detto anche io, quindi sono stato il primo a considerare questo elemento che mi sembra appunto strano, perché si dovrebbe chiudere, diciamo, il tutto e recintarlo. Ragazzi, io vi devo lasciare. Sì, no, vabbè, aspettate, io chiudo io questa cosa. In commissione urbanistica e siamo disponibilissimo. Ok, io voglio fare appunto saluto tutti i consiglieri, non credo che nessuno ha più da aggiungere, abbiamo detto tutto quello che penso si potesse dire, credo Aga ha avuto la parola necessaria per esprimere tutto quello che aveva da dire. Rimandiamo allora a lunedì prossimo per quanto riguarda questo aspetto della deroga, che è quello più immediato e forse quello che interessa di più. E poi ci riaggiorniamo anche in quella urbanistica, dove naturalmente in caso sarete invitati, magari quando c'è la discussione di tutte le carte, per poi abbozzare questo atto. Quindi io non credo che ci sia altro, ringrazio tutti e ci aggiorniamo per il prossimo lunedì su questa questione. Buona giornata, grazie. Grazie.